Ben ritrovati su Reviewing You. Oggi vado a vedere insieme a voi questo bracciale fitness marcato Run Me. Parto col dirvi che l'ho testato accoppiandolo col mio Lenovo Moto G4 e per quanto riguarda la durata della batteria lo sto usando da circa 4 giorni e non si è ancora scaricata. Il bracciale arriva all'interno di questa confezione di cartone. Andiamo ad aprirla. È presente un biglietto da visita dell'azienda. Abbiamo poi bracciale e al di sotto un libretto di istruzioni in lingua inglese, tedesco, francese, spagnolo e anche italiano. Il cavetto di ricarica ovviamente non è presente, visto che una volta tolto il corpo, scusate, di silicone, è possibile appunto ricaricare il bracciale comodamente. Adesso vi faccio vedere come, andando semplicemente a collegare la parte USB che è presente all'interno attaccata, scusate, sul corpo del bracciale direttamente appunto al computer oppure ad un power bank. Per riporlo all'interno dall'alto andate ad inserire ed è fatto. Il corpo del bracciale presenta le dimensioni di 4 cm x 2 cm x 1 cm di spessore, è di plastica nera, ha un display OLED con scritte bianche, dalle dimensioni effettive poi di 2,3 cm x 1,2 cm, infatti come vedete in controluce resta molto più piccolo della parte in plastica. Ha un pulsante touch che è questo qua in basso. Sulla parte posteriore invece è presente quello che è appunto il sensore per misurare il battito cardiaco. È di silicone, non fa sudare il polso, misura 25 cm in totale, ha 14 buchi, abbiamo poi una fibbia in acciaio barra plastica. Sulla parte esterna ma anche sulla parte interna è morbido, non appare quindi zigrinato, liscio. Per togliere il corpo di plastica ve l'ho fatto vedere prima, quindi poi abbiamo un peso attorno ai 30 grammi, una batteria interna al litio che si ricarica in sole 3 ore e permette una durata di circa 7 giorni, poi dipende ovviamente dall'intensità d'uso. Abbiamo poi inoltre un livello waterproof IPS7, o meglio IP67, che lo rende resistente alla polvere, agli schizzi d'acqua e al sudore, ma anche all'uso in piscina. Parto col dirvi che è compatibile con la maggior parte dei device Android e anche iPhone, quindi per godere al meglio delle proprie funzionalità io vi raccomando comunque di scaricare l'applicazione tramite Apple Store o comunque tramite Google Play Store, visto che è gratuita. Il nome di questa applicazione si chiama VeriFit Pro. Poi per accenderlo la prima volta ovviamente sarà necessario collegarlo ad un alimentatore con entrata USB affinché sia carico o comunque ad un power bank. In generale però per accenderlo la prima volta è necessario comunque posizionarlo all'interno di un power bank o comunque ad un alimentatore da parete. Questo perché appunto se andate a schiacciare il bottone in basso, comunque se fate qualsiasi azione, non si accenderà. Altri fitness bracelet, comunque appena si schiaccia un bottone per 5 secondi ad esempio, si accendono in automatico. Questo bracciale nello specifico purtroppo si accende soltanto se andate a collegarlo appunto ad un'alimentazione. Ovviamente una volta acceso poi andrà in standby e potrete riattivarlo facendo semplicemente questo gesto verso il basso, comunque muovendo il polso. Per accoppiare il bracciale con il proprio smartphone si deve attivare in primis il Bluetooth, avviare l'applicazione, attivare il GPS e schiacciare infine la scritta che vi apparirà, in questo caso era ID10 7 Plus HR, e si concluderà quindi la configurazione. Sull'applicazione sono presenti i passi effettuati, le ore di sonno, adesso andiamo a vedere un attimo insieme, come vedete anche i dettagli. Abbiamo la presenza appunto del nostro account, quindi la classifica giornaliera, gli obiettivi che si intendono raggiungere. Abbiamo anche le ore di sonno, la perdita di peso, insomma, avete anche
dei grafici, un'applicazione abbastanza completa, quindi effettivamente, visto che è gratis, vi conviene anche scaricarla per monitorare tutti i vostri progressi. È possibile inoltre impostare la lingua, la sveglia, la notifica delle chiamate, dei messaggi, addirittura avere direttamente sul fitness bracelet il meteo o comunque il controller musicale. Un aspetto che reputo positivo rispetto a molti bracciali fitness è il fatto che, ad esempio, i propri obiettivi si possono condividere con i propri amici tramite Facebook, WhatsApp e altri social media, mentre di solito su altri fitness bracelet è possibile condividere esclusivamente tramite WeChat o Twitter. Andiamo a guardare al volo le varie schermate. Allora, per accendere appunto la schermata iniziale basta sfiorare dall'alto verso il basso, come vi dicevo prima, o comunque muovere il bracciale con un movimento del polso. Questa opzione dovrà essere ovviamente attivata. Abbiamo lo stato della batteria, l'ora, la data. Poi, allora, schiacciando una volta possiamo vedere il battito cardiaco, i passi, le calorie bruciate, i chilometri percorsi, il timer e così via. Per tornare alla pagina iniziale, alla home, basta schiacciare questo tasto in basso. Come vedete, vi riporta la home. Andando a sfiorare dall'alto verso il basso, invece possiamo scorrere altre icone, tra cui le notifiche. Abbiamo questa icona che devo dire che è molto interessante. Per schiacciare questa icona poi basta strisciare il dito da sinistra verso destra e si aprirà. Questa icona, vi stavo dicendo, aiuta a respirare, a meditare. E come vedete, quindi dovete inalare l'aria, buttare fuori. Exhale, quindi buttare fuori l'aria, e vi aiuta a respirare, a diciamo rilassarvi, meditare. Espirate, trattenete e poi buttate fuori. Good job, grazie. Potete selezionare anche l'allenamento, quindi se volete fare un allenamento, ovvero se volete camminare, schiaccerete appunto walk. Se volete invece correre, schiaccerete questa icona. Anzi, andate in bici o fate il tapirulan, insomma, è bella strutturata questa icona. Mettiamo caso, vogliamo fare una camminata. Schiacciamo il tasto qui, play, e automaticamente, come vedete, dovete tenere premuto per 3 secondi. 1, 2, 3. E ovviamente vi misurerà il battito, quanto camminate, eccetera. Torniamo indietro, stoppiamo. 1. Schiacciando l'icona More, invece, abbiamo il timer, l'impostazione per scattare una foto sul proprio device, muovendo il polso. Abbiamo anche la sveglia, il Bluetooth, insomma, anche l'impostazione, questo simbolo della luna che ci permette di silenziare il nostro braccialetto fitness, quindi l'opzione non disturbare. Anche qui, per entrare all'interno dell'icona, basta fare uno sfioramento da sinistra verso destra e poi schiacciare, in questo caso singolarmente, una volta. Come vedete, terrà appunto il cronometro. Se poi muoviamo il bracciale, apparirà appunto il cronometro, il tempo misurato. Spero che questa video recensione vi sia stata utile, sia stata più completa possibile e vi abbia indirizzato a comprare o meno questo bracciale fitness. Io personalmente l'ho trovato molto bello, molto intelligente per quanto riguarda le varie funzioni. Ha quel tocco in più, diciamo, rispetto a molti fitness bracelet. Dal punto di vista, ad esempio, delle varie specifiche sull'allenamento, sul tapirulan, quindi diverse modalità di misurazione, come anche a livello appunto di intelligenza nel ricaricarlo semplicemente attaccandolo al computer senza avere quindi cavetti, eccetera. Trovo poi molto simpatica l'opzione per meditare. Come anche trovo simpatico il fatto che appunto si possa cronometrare il proprio tempo in palestra o i tempi di recupero, insomma, non è presente su molti dispositivi.